non legittima l'archiviazione della proposta del Comune di Sala Consilina per la realizzazione del campus scolastico nell'ambito del progetto Scuole Innovative e pertanto il ricorso presentato dall'ente guidato dal sindaco Francesco Cavallone è stato accolto dai giudici del TAR di Salerno. Una decisione che conferma quanto affermato dal primo cittadino sul mancato rispetto da parte dell'INAIL dei termini di scadenza fissati che, come sottolineato nella sentenza dai giudici della terza sezione del TAR di Salerno, sono vincolati indipendentemente dallo stato di avanzamento delle attività di competenza del comune, si legge nell'atto, e della verosimiglianza del rispetto dei tempi fissati improrogabilmente dall'INAIL, quest'ultimo, ossia l'INAIL, avrebbe dovuto attendere in ogni caso lo spirare del termine finale prima di compiere qualunque valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la prosecuzione dell'iniziativa progettuale. I giudici del TAR annullano dunque la nota con cui nel marzo scorso l'INAIL aveva disposto l'archiviazione della proposta del Comune di Sala Consilina per la realizzazione del campus scolastico, motivandola con il mancato avvio di attività di progettazione che a loro parere rendeva lo sviluppo delle attività inconciliabili con il termine stabilito. Una motivazione che per i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale non è applicabile in quanto, come detto, la fissazione del termine ultimo è vincolante e pertanto ne impedisce la disapplicazione, così come l'esercizio della discrezionalità. L'esito del ricorso è stato accolto con favore dal sindaco Francesco Cavallone, che invita tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, ad un maggior senso di responsabilità, lasciando da parte le polemiche per concentrarsi in maniera unita e costruttiva ad operare esclusivamente per il bene della comunità rappresentata. Avevo invitato tutta la cittadinanza, tutti i critici, soprattutto anche la minoranza, di leggere le carte prima di creare allarmismi inutili e opposizioni. Noi abbiamo fatto un ricorso al TAR che sarà stato presentato intorno al 6-7 maggio. Oggi è uscita la sentenza già di primo grado che non poteva non dare ragione al Comune di Sala Consilina, perché quello che noi sostenevamo era sotto gli occhi di tutti. Il termine per la presentazione del progetto era il 31 dicembre del 2023, quindi l'INAIL sicuramente non poteva sicuramente inviarci una comunicazione di archiviazione di questo finanziamento il 9 marzo, cioè la bellezza di quasi 10 mesi prima della scadenza. Io mi auguro che questo fatto che sia capitato serva un poco di lezione a tutti, che si collabori insieme per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, perché quando si parla di scuola media Trinità si parla di scuola, quando si parla di campus scolastico si parla di scuola, che credo siano delle opere strutturali importantissime e determinanti per il futuro della nostra collettività. Per quanto riguarda la scuola media di Trinità, si è riusciti ad avere ragione di quelle che erano delle impostazioni di cui noi eravamo già convinti fin in partenza, quindi risolto questa problematica con la regione Campania. Adesso diciamo si stanno definendo gli ultimi dettagli e quindi di qui a poco credo che verrà appaltata quest'opera, che sicuramente è di ampio respiro. Parliamo di una struttura comunale, di un finanziamento di circa, adesso dovrebbe essere circa 4 milioni e mezzo, perché è stato adeguato rispetto alla cifra preventivamente fissata con l'adeguamento dei prezzi dovuto non solo diciamo al periodo Covid, ma anche e soprattutto a un aumento fisiologico dei prezzi per il decorso del tempo.